Ben ritrovati dalla redazione del TG della Comunità di Primiero. In questo numero abbiamo incontrato un personaggio che ha fatto della montagna la propria vita. Stiamo parlando di Maurizio Zanolla, in arte Manolo, grande mago dell'arrampicata. Le nostre telecamere sono andate anche in Val Canali per un concerto evento del ministro della Cultura, nonché grande chitarrista Gilberto Gil, davanti a 1500 persone. Ancora con il ritiro della squadra giovanile del Bayern a Mezzano, ma il nostro appuntamento inizia con un nuovo viaggio nelle realtà dell'associazionismo locale e del volontariato. Andiamo a scoprire a Canal San Bovo, presso la sede, la Croce Rossa Italiana, la sede locale. Siamo a Canal San Bovo per rappresentare la realtà della Croce Rossa Canal San Bovo, del gruppo di Canal San Bovo. Sono il coordinatore e da qualche anno lavoriamo sul territorio di Fiera del Primiero e Canal San Bovo Missagron, nella valle di Primiero, con ambulanze e con tante attività, per esempio il farmaco pronto a Canal San Bovo, che viene fatto tutte le sere dalla farmacia ai vari paesi per gli anziani. Diamo nella valle di Primiero una volta ogni 2-3 mesi, d'accordo con la comunità di valle, diamo gli alimenti per 23 nuclei familiari che hanno delle difficoltà e facciamo attività ASA, c'è un gruppo di volontarie che fanno manufatti a mano che poi noi offriamo nei vari mercatini con delle offerte. Quelle offerte aiutano per comprare sia gli alimenti sia per dare aiuto eventualmente, come l'ultimo terremoto nell'Emilia e come altri eventi gravi. Abbiamo 100 volontari che facciamo un po' di tutto, facciamo appunto servizio ambulanze convenzionate con Trentino Emergenza, con l'azienda, lavoriamo in Valsugana, in tutto il Trentino, lavoriamo a Primiero, lavoriamo 6 mesi a San Martino di Castrozza per luglio, agosto e il periodo invernale, abbiamo una macchina sulle piste, abbiamo delle convenzioni anche con l'azienda per andare tutti i giorni a portare, diciamo, gli esami del sangue e delle urine da distretto sanitario a Borgo tutti i giorni, tutte le mattine. Abbiamo una convenzione con le case di riposo per aiutare gli anziani ad andare in casa di riposo alcune ore la mattina per un progetto delle case di riposo. Oltre a questo, noi partecipiamo volentieri tutte le volte che ci viene richiesto a tutti i servizi, gare o di manifestazioni a titolo gratuito che vengono fatti dai comuni o dalle associazioni, non le associazioni sportive, perché quelle purtroppo dobbiamo farci pagare i chilometri e le ore, ma tutte le altre manifestazioni, che sono circa una trentina, e tutte le richieste fatte dai medici, dai assistenti sociali e da altre figure, di volontariato, che richiedono viaggi sociali per persone che hanno difficoltà, li facciamo completamente gratuiti. Il gruppo giovani, che è presente anche lui con 4-5 volontari che fanno far star bene le persone, soprattutto i bambini, e chi ha visto la Croce Rossa sulle piazze ha visto quello che succede con questi bambini. Ed ora vi raccontiamo invece la montagna di Manolo, fatta di libertà, passione e grandi sfide. È difficile comprendere come un ragazzino giovane, senza contatti esterni, senza, che viveva praticamente in una bolla, isolato dal resto dell'informazione appunto alpinistica, davvero lontano da qualsiasi contatto con altre culture alpine o montanare,
o anche più prettamente alpinisti, che abbia in qualche modo immaginato di scalare in un modo diverso. Però è molto semplice, mi sono chiesto perché l'uomo aveva in qualche modo racchiuso i propri limiti in 6 gradi. Esisteva il 6° grado, era il limite delle possibilità umane, mi sembrava abbastanza presuntuoso, anche arrogante questo, no? E quindi ho pensato di fare un altro modo, di andare un po' più avanti, e dicevano che questo era impossibile. Io mi sono detto che forse poteva anche essere vero, però prima di dire che era impossibile ho provato a immaginare che era solo molto 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 difficile, e ho provato ad andare un po' avanti e fortunatamente ci sono riuscito, dimostrando che insomma i limiti esistono, ma se ci impegniamo davvero lentamente riusciamo a rosicchiare un po' di più e andare sempre a scoprire un po' più in là cosa c'è dentro e fuori di noi. E arrampicare in un certo modo significa naturalmente prendere inevitabilmente dei rischi, perché non possiamo pensare che l'alpinismo sia semplicemente uno sport. Certo, bisogna un impegno sportivo per raggiungere certi risultati, bisogna comportarsi come un atleta che si impegna quotidianamente per raggiungere il proprio obiettivo, i propri risultati, però ci si muove in un ambiente che inevitabilmente presenta sempre quotidianamente dei pericoli oggettivi che sono incalcolabili, e quindi nemmeno la nostra abilità e la nostra preparazione ci può allontanare definitivamente da questo, e quindi muovendoci in questi ambienti la parte psicologica e mentale è importante perché bisogna essere in grado di fronte a certe situazioni di prendere una decisione, una, l'unica che ci serve per poi ritornare a casa. Io penso che tutti noi siamo in qualche modo competitivi, e quindi è il modo in cui incanaliamo la nostra competitività. Ci sono alcuni che hanno questo sbocco competitivo avendo il contatto con l'avversario, cercando proprio la competizione attraverso il proprio avversario, il proprio antagonista. Io credo di avere sufficientemente così tante motivazioni dentro di me che questo non significa che non sia competitivo, anzi con me stesso penso di essere terribilmente competitivo, ma è anche più difficile se vogliamo, perché competere sempre con noi stessi è altrettanto difficile e importante, perché non possiamo inevitabilmente ricorrere a nessun trucco, non possiamo barare con noi stessi, e la montagna spesso ti mette in queste situazioni perché ti denuda e ti mette davvero allo scoperto tutte le tue capacità, le tue debolezze. Quindi competere con se stessi è interessante, ma ripeto, a volte è anche molto più impegnativo, perché non hai termini di confronto e quindi sei sempre estremamente esigente nel ricercare quel tentativo di ricercare quella perfezione che vorremmo sempre inseguire e raggiungere. Le Dolomiti sono indubbiamente fra le montagne più belle, forse le più belle in assoluto che ho mai visto nella mia vita di alpinista e di scalatore, e giustamente meritano un posto di assoluto rilievo, perché sono qualcosa da ammirare, se vogliamo anche da preservare per quanto è possibile. Però penso che la vita vera delle montagne non sia in cima alle montagne. Il patrimonio vero dovrebbe essere un po' più basso, dovrebbero abbassare un po' i confini, perché l'uomo in qualche modo ha influito nella bellezza del paesaggio. Questi luoghi sono straordinari, sono davvero bellissimi. Però, come ripeto, sono piuttosto elitarie quelle cime, e la vita vera è al bordo dei prati, dove l'uomo in qualche modo ha influito di più nella natura, li ha modellati, li ha in qualche modo curati, e penso che lì quella è la parte importante per permettere alle montagne di dare possibilità, uno sviluppo, come dire, anche per un futuro, che ha una risorsa di vita, di economia. Questo forse va è una riflessione che va magari ripresa. Dalle falesie di Manolo alla grande chitarra del brasiliano Gilberto Gil, le nostre telecamere erano in Val Canali per il concerto evento dei Suoni delle Dolomiti.
Chitarra sulle spalle e il Brasile nel cuore. Il grande chitarrista brasiliano Gilberto Gil non ha deluso, richiamando oltre 1500 persone per il concerto che si è svolto nei giorni scorsi sui prati di Villa Velsberg in Val Canali nell'ambito della rassegna I suoni delle Dolomiti. Il musicista e dal 2001 ambasciatore del FAO, già ministro della cultura del governo Lula, era accompagnato dal figlio Ben alla chitarra. Nonostante la pioggia, il pubblico si è fatto trascinare dei colori di un paese tutto da scoprire. A Villa Velsberg non è mancata un'antologia della musica a tributo dei grandi e si è passati da Dorival Caymmi ad Antonio Carlos Jobim, da cui Gil ha preso spunto per spiegare che il Brasile non è solo samba ma anche molto altro. Come nel brano in cui chitarra e voce di Gilberto Gil si sono accompagnate al violoncello, trovando sonorità tali da evocare persino il canto delle balene. Poi ecco un ricordo della musica di Luis Gonzaga, il cui uso della chitarra elettrica scaturisce delle note che nulla hanno da invidiare alla miglior musica elettrica. Il tocco del maestro è raffinato anche nelle cover riarrangiate, belle, quasi irriconoscibili, come il tributo a Jimi Hendrix. Sotto nuvole e pioggia, ai piedi delle Dolomiti, risplende il Brasile, di un grande musicista impegnato per la sua terra che con la chitarra sulle spalle ha emozionato anche il Trentino. È davvero tutto anche per questo appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo che le notizie aggiornate della comunità di Primiero sono consultabili sul portale della comunità all'indirizzo www.primiero.tn.it. L'ultimo servizio del nostro TG è dedicato al ritiro della squadra giovanile del Bayern proprio a Primiero che si è tenuto nelle settimane scorse. A voi tutti l'augurio di una buona settimana, ci rivediamo tra 15 giorni. La squadra giovanile del Bayern Monaco ha scelto ancora una volta le splendide pale di San Martino per il ritiro precampionato. Il gruppo, diretto da Mark Kinle, tecnico che sostituisce Kurt Niedermayer, è composto da 23 giocatori seguiti complessivamente da 4 tecnici. Con Kinle vi sono il tecnico di seconda, Danny Schwarz, il tecnico degli attaccanti Walter Junghans e il preparatore atletico Uwe Spiedel, affiancati dal team manager Herbert Arbich. Il ritiro di una settimana a Primiero è stato scandito da preparazione fisico-tecnica alternata a 2 escursioni nella splendida zona delle pale del Parco Naturale Panevegio Pale di San Martino. Nei giorni scorsi è arrivato in valle anche Andreas Breme per salutare i suoi giovani impegnati anche in alcune partite amichevoli. I tedeschi si sono misurati infatti con la squadra locale del Primiero, partita finita 14-1 a favore del Bayern Monaco, ma anche nel prestigioso triangolare Trentino Cup con le formazioni primavera della Fiorentina e dell'Inter.